Sono Nino Iannamorelli e ho fatto parte dell'orchestra dell'Accademia di San Cecilia per 32 anni, dal 1945 al 1977. E ho insegnato prima nel Conservatorio di Pescara, poi sono passato a San Pietro a Maiella a Napoli e dopo ho finito l'insegnamento nel Conservatorio di Santa Cecilia. E questo è quello che ho suonato con tutti i grandi direttori del mondo d'orchestra. Io nella mia lunga carriera ho preso parte a molte sincronizzazioni per musica per film, vero? E ho conosciuto in queste occasioni il grande chitarrista Pino Rucker, vero? E quindi abbiamo fatto, lui faceva parte di un'orchestra di musica leggera, io facevo parte di una musica sinfonica classica. Però ho avuto modo ugualmente di apprezzarlo dal 1954, 100 anni d'amore, la strada e tanti altri. Quindi ho potuto apprezzare la sua arte, grande chitarrista, apprezzato da tutti, come chitarrista di chitarra elettrica. Però io posso dire quello che sto dicendo con grande certezza, perché l'ho sentito anche se faceva parte di un complesso diverso, però in certe occasioni ci siamo incontrati nelle varie musiche di vari autori, di Nino Rota, di Morricone, eccetera eccetera. Andate, andate, andate! Grazie, papà. Lucia, ma allora è vero che tu sei pazza di me? Ma chi ti prende? Divinely, darling, did you know? Lui... Fammi ballare. Ehi, attento dove metti gli occhi. Scusami, cara. Lo sì? Ma che modi sono questi? Tu permetti? Ho da dirle qualcosa. Dopotutto è ancora mia moglie, no? Già stanca di ballare? Un poco. Vi piacciono i giochi di società? Moltissimo. Ah, bene, ne abbiamo ancora uno in programma questa sera. Fra i tanti film incisi nelle musiche di Nino Rota, La dolce vita e 8 e mezzo, c'era un duetto con il chitarrista Pino Rucker. E quindi ricordo queste cose particolarmente, che ho potuto apprezzare il meraviglioso suono di questo grande artista. Tante musiche che ho registrato, ricordo bene i pezzi scritti da Ennio Morricone per Un pugno di dollari, dove prendeva parte la tromba La Cerenza. Io ho preso parte nello stesso film nella scena di inseguimento, e comunque c'era con noi anche il grande chitarrista solista Pino Rucker. Ricordo di aver inciso Uragano, uno dei ultimi film che ho registrato con Pino Rucker. Ho apprezzato la sua arte di grande chitarrista e quindi potrei dire tutte le cose magnifiche su questo uomo qui, perché veramente era apprezzato da tutti noi, tutti quelli che l'abbiamo conosciuto, e abbiamo serbato un grandissimo ricordo. Lo saluto con affetto e mi dispiace che non sia più presente con noi.